Buonasera, io sono Roberto Tartaglia e sono il presidente del Comitato Civico Fuori la Luce. In primis voglio ringraziare di essere qui e di aver accettato il nostro invito. E voglio ringraziarvi anticipatamente da parte di tutta la cittadinanza, perché accettare il nostro invito è un'ulteriore garanzia a mantenere fede alle promesse fatte attraverso il vostro programma elettorale. La nostra intervista ha lo scopo di dare ai cittadini delle maggiori chiarificazioni su alcuni punti di loro interesse e particolare interesse. Lo farà basandosi su 10 domande, a cui risponderete in un tempo di 3 minuti. Infine, per rendere più veritiero lo slogan "più fatti e meno parole", le chiedo gentilmente di firmare il suo programma in tutte le sue parti, come impegno verso coloro che le daranno la loro fiducia. Lo possiamo fare alla fine. Se vuoi iniziare, già. Allora, la prima domanda riguarda l'urbanistica. Noi siamo partiti come comitato con una manifestazione contro l'edificio urbanistica, proprio perché c'erano dei problemi che si protraevano da qualche anno. Ponemmo all'attenzione dei punti che per noi erano imprescindibili per far funzionare meglio la macchina, almeno il settore urbanistica. Di questi punti, almeno tre, quali sono quelli che sono attuabili sin da subito? Ma tu parlavi al passato, e qua i problemi rimangono ed esistono tuttora, perché in effetti questo paese era da più di qualche anno è completamente bloccato. Io credo che il comune debba essere un allevatore di una crescita della città e non praticamente una corte di cassazione, come so dire, dove in effetti si cerca di interpretare estremizzando alcuni concetti e di fatto poi bloccando la crescita dello stesso. Credo che intanto vanno attrezzate le strutture comunali e quindi credo che ognuno debba fare e debba svolgere il ruolo che gli è più precipuo. Chi non si vuole assumere responsabilità non può avere spazio. E quindi io su questo, avendo già svolto il ruolo da sindaco, credo che con la mia amministrazione il comune sicuramente ha camminato. È ovvio che qui ci sono tutta una serie di problemi che vanno affrontati, perché l'assetto del territorio è fondamentale per tutto, per la crescita turistica, per la crescita industriale, per tutti quelli che sono i problemi, diciamo, che investono poi i settori produttivi del nostro territorio. È vero che negli ultimi anni una serie di norme, la regione, PTP, PTPR, norme regionali, norme nazionali, con un Parlamento inventato, cooptato ormai, come dire, chi produce e investe è diventato un potenziale indiziato di reato. Io non ho mai pensato così. Io credo che invece l'amministrazione debba controllare il territorio, ma non può praticamente vederlo mummificato, come di fatto in effetti succede in tutta una serie di settori. E la dobbiamo finire con questa storia sempre ormai trita, ritrita, ormai così qua, che si fa abusivismo, si fa quella. Io credo che il cittadino, se ha delle risposte positive, se ha delle risposte che in effetti tengono conto di quelle che sono le proprie esigenze, le esigenze della crescita, non vuole essere abusivo, assolutamente. È un modo stupido, dirigistico praticamente, che abbiamo acquisito negli ultimi tempi, ed è questo che sta portando in effetti questo paese allo sfascio. Purtroppo ecco qua abbiamo che la gente, anche casi di chi in effetti si trova in grande difficoltà e soffre addirittura, come dire, sacrifica la propria vita magari di fronte a situazioni che si sono bloccate, perché in effetti questo paese in questo momento, la classe politica di questo paese non riesce più a interpretare quelli che sono i bisogni della gente. Qua ognuno studia come gli altri debbono stare, a prescindere dalle proprie posizioni. E siccome la politica che aveva il primato in qualche anno, io sono vecchio, lo dice qualcuno, ma sono vecchio, tengo 64 anni, ho fatto il consigliere dal 1973, quindi conosco i problemi del comune e di quello che in effetti si è fatto e non si è fatto, sicuramente qualche cosa credo che si sia fatta. Il nostro comune sicuramente ha avuto una crescita in un certo periodo che doveva essere sicuramente migliore, però intanto ogni cosa va sempre collocata nel momento in cui in effetti è successa, e allora sicuramente alcune scelte sono state probabilmente sbagliate,
sono le cure che sono state peggiori del male. E questo fatto, se un'amministrazione non riesce a prendere in mano, come dire, è il sindaco questo debba fare, perché il sindaco credo che debba essere colui che debba venire incontro ai problemi del cittadino, perché tra la norma astratta, molte volte astrusa, deve capire e risolvere i problemi di chi sta sul territorio. Io sono stato sempre uno che vive in mezzo alla gente, che ha empatia con la gente, cioè cerca praticamente di capire i problemi della gente. Allora ecco, bisogna cercare a livello di amministrazione di venire incontro a queste situazioni. Io credo che ogni cittadino ha una sua situazione, l'amministrazione ne debba tener conto, debba cercare praticamente, ecco, che qualcuno che realizza qualche cosa non sia di biccio e di intralcio agli altri, quindi dove finisce, come dire, la mia libertà finisce dove inizia la tua, dove inizia quella della gente. Allora credo che noi invece dobbiamo guardare realisticamente a questo territorio, che c'ha grandi spazi, che, come dire, è usufruibile da tutte le parti, che ha delle eccellenze e che ha delle grandissime potenzialità. E noi non vogliamo fare assolutamente nessun sacco di nulla, ma il territorio deve crescere. Allora si deve dare risposte a livello industriale, e quella della zona industriale è qualcosa che grida vendetta. La Prea Impianti praticamente sta là, doveva fare il Gozzo Sorrento, una struttura, diciamo, di barche che impiegava addirittura i masti d'ascia, se ne sono scappati. Poi è arrivata un'altra società che voleva investire sul territorio con una piastra logistica, pure quelli fra poco se ne vanno. E la, che cosa dire della Ishem, che cosa dire di Raffaele Marelli, che cosa dire di Fande, che cosa dire dei Carcone che si sono venduti i lotti perché praticamente in 7 anni non sono riusciti ad avere delle risposte. Ma non solo il danno di allora, ma voi pensate che con la crisi economica ora queste persone, che sicuramente se io farò il sindaco dovranno avere l'autorizzazione in tempi immediati. Io quando facevo il sindaco ho fatto una determinazione che per le cappelle e per le zone produttive, allora c'era la commissione edilizia, se presentavano il progetto la mattina doveva essere approvato nella prima seduta utile della commissione edilizia e la concessione doveva essere data ad Oras. Non c'era lo sportello unico come ora noi dobbiamo fare e dobbiamo realizzare. È d'accordo per una gestione dei parcheggi municipalizzata ed in che modo? O ritiene valida quella attuale? Ma io, guarda, su questa questione delle municipalizzate ho dei problemi di gestione, perché le municipalizzate un po' in tutti i comuni hanno creato grossi problemi. Sicuramente quello dei parcheggi andrà visto tutto l'appalto, va visto anche le varie zone bianche che debbono essere, diciamo, lasciate, e va anche visto il senso anche del parcheggio, perché io proprio stamattina parlavo con gli operatori che erano arrabbiati, in cui non possiamo tenere chi in effetti fa il suo dovere, ma chiaramente deve essere incaricato diversamente, che appena uno lascia la macchina, se lascia 2 minuti si trova praticamente... Noi siamo un paese turistico, allora una cosa è chi in effetti fa il parcheggio, come dire, e se ne frega, come suol dire, e una cosa invece è chi si ferma per qualche minuto, che ha magari dei problemi, oppure va, capita in alcuni settori particolari, tipo davanti alla farmacia, tipo davanti praticamente a qualche negozio, e si può trovare. Questo non può essere certo colpa dell'operatore, ma questo va visto praticamente anche in un contesto di elasticità. Questo non perché la gente debba fare quello che vuole, ma credo che bisogna creare le condizioni per trovare degli spazi che ci debbono stare. Allora una cosa è che se uno parcheggia in alcune zone dove ci fa la sosta lunga, come suol dire, ma dove c'è un movimento, in un contesto in cui noi abbiamo uno dei settori più in crisi, che è quello del settore commerciale, e per la presenza della grande distribuzione, e perché in effetti la domanda in un contesto come questa, come dire, è diminuita di parecchio, allora ecco, tutto deve essere fatto. Sulla questione delle municipalizzate vi posso dire che un po' per esperienze che sono fatte in altri comuni, molte volte quando, come dire, si deve gestire una struttura di questo tipo, siccome poi i bilanci li debbono votare i vari gruppi, i vari partiti, ognuno pensa praticamente di trovare la panacea. Vi posso dire che sono successe già in altri comuni delle situazioni che io credo che vadano viste in modo molto molto praticamente attento. Però questo, ecco,
non è un discorso di chiusura assoluto, ma è un discorso che va verificato, va visto, e sicuramente questo l'amministrazione lo farà, quindi non c'è nessuna criminalizzazione di nessuno, ma va visto anche attentamente il problema. Grazie. Parliamo di turismo e snellimento delle procedure. È favorevole alla creazione di uno sportello unico dedicato al turismo come mezzo per velocizzare l'approvazione di tutti quei progetti che interessano gli operatori del settore, quali potrebbero essere unità turistico-ricettive, la trasformazione in bed and breakfast, la gestione delle spiagge ed anche l'annoso problema della portualità e degli attracchi. Per il turismo io qualche esperienza diretta l'ho fatta, ho fatto il direttore dell'APT fino al 30 di dicembre del 2011. Il problema turistico è un problema grosso ed è un problema, tornando sempre al discorso di prima, che il turismo per tanti anni, questo a livello regionale, dopo praticamente l'approvazione soprattutto della legge numero 30 sulle coste del 74, praticamente ha di fatto congelato lo sviluppo turistico di tutta la fascia che va dal Garigliano a Capo Portiere. Nel corso degli anni nessuno è riuscito a trovare delle risposte. Allora io vi posso dire che noi abbiamo 6 campeggi chiusi a Latina, Santa Anastasia chiuso a Fondi, e nelle zone nostre praticamente non riusciamo ad avere assolutamente nulla. Io per questa situazione, insieme al Presidente della Provincia, io ho preparato un piano territoriale per il turismo, lo potete scaricare su provincia.it, e soltanto ed ho fatto insieme al Presidente della Provincia un protocollo d'intesa con tutti i sindaci della provincia. All'inizio hanno firmato 31 su 33, poi hanno firmato tutti e 33. Che cosa vuole essere praticamente questo piano? Gli operatori più attenti, c'è stato un convegno il 20 novembre del 2011 a Bologna, fatto dall'assessore al turismo con i sindaci e i senati codice, turismo e urbanistica. Che cosa voglio dire? Noi oggi dobbiamo essere competitivi praticamente sul mercato internazionale. Ora c'è qualcuno che dice il turismo è diventato motivo d'Europa. Questo qualcuno che non ci capisce pensa che sia un pregio. Se non ci attrezziamo ci faranno neri, perché i fruitori del turismo sono quelli del nord e quindi a noi chiederanno praticamente ancora più servizi. Noi abbiamo strutture praticamente di una qualità che scade, perché nel corso degli anni nessuno è riuscito ad attrezzarsi. Questo perché non si sono riusciti a fare delle strutture, proprio per le norme di cui praticamente dicevo. Con il PTP, con il piano territoriale per il turismo, che cosa noi vogliamo fare? Vogliamo creare praticamente un sistema sinergico non tra il privato che fa qualche cosa e la regione, ma tra comune, privato e regione. Con questo patto territoriale per il turismo che abbiamo fatto, pensate, è partito in un periodo brutto, diciamo, è partito verso la metà di giugno e tutto luglio, quando gli operatori sono in effetti impegnati. Se voi andate a vedere, sono arrivate più di 400 domande, 154 per le strutture esistenti, 256 quando sono per quelle che in effetti volevano fare. E c'è la proposta di tutto, c'è la proposta per fare il bed and breakfast sistemato, per fare il campeggio, per fare il villaggio turistico, per fare il resort, perfino un prete, per fare praticamente l'ostello. C'è chi vuole fare la strada ferrata, pensate, noi abbiamo qui allo Scarpone, abbiamo un sesto grado sulla spiaggia, vengono i tedeschi praticamente, basta fare la strada ferrata e sopra farci qualche cosa. Addirittura a Sezze c'è Nardi, uno che in effetti è uno scalatore a livello praticamente di Everest, che voleva fare la scuola là sopra. Non c'è praticamente però nessuna possibilità operativa di rispondere a queste esigenze. C'è un piano triennale per il turismo fatto dall'assessorato al turismo che di fatto praticamente è inapplicabile. Io ho portato una struttura, potete leggere quello che c'è, ma se scaricate vedete anche nei dettagli. Allora, che cosa stiamo facendo ora? Stiamo georeferenziando tutte queste richieste che sono state fatte, georeferenziando e vedendo dove, perché buona parte vanno in deroga, perché chiaramente le strutture che vanno realizzate in zone sicuramente amene. Ovviamente nessuno di noi, come dicevo prima, vuole fare nessun sacco, noi siamo disponibili con la regione, con l'assetto del territorio, a discutere sulle tipologie, sui materiali, sul tipo di costruzione,
sulle essenze che vanno messe, sulle distanze. Non accettiamo praticamente più il fatto praticamente che qualcuno pensi di mummificare in effetti il territorio. Roma vuole il secondo polo turistico, 27.000 ettari. A noi ci sta bene, perché malgrado praticamente solo il Colosseo, pensate, porta 110 milioni all'anno di introito, solo di cose, diciamo, di introiti, fa più 40 di quelli che ci girano intorno, per parlare di Centurione e compagni. Tanto è vero che addirittura l'assessore voleva fare lo stalking per il turismo, per il turista, perché chiaramente quando vanno a importunare qualcuno non possono intervenire, diciamo. Allora noi siamo disponibili per Roma, ma vorremmo anche risposte sul nostro territorio. E questo come vogliamo fare col patto di... Per esempio, noi non possiamo fare un agriturismo perché la legge 16 del 2006 non prevede praticamente una struttura nuova, bisogna recuperare il vecchio, noi non ce l'abbiamo in tutta la provincia di Latina. Dai Lepini praticamente agli Aurunci, noi non abbiamo una struttura come stanno nel Reatino, come stanno praticamente nel Viterbese, noi abbiamo tutte strutture piccole. E allora se qualcuno vuole fare, e l'agriturismo oggi va per la maggiore, vogliamo fare per esempio una movida, non è possibile. Io ho detto all'assessore, ho detto al responsabile dell'urbanistica che la movida, se si fa, l'unica discriminante deve essere il fonometro, non deve essere il fatto che si possa così. Se i ragazzi vogliono ballare a 150 decibel, la struttura ce la mettiamo a Pantano, la circondiamo di populus, cioè di pioppi, che sono i migliori insonorizzatori, ma non lo possiamo far mettere sotto la casa dalla signora che a mezzanotte praticamente giustamente protesta. E allora lì poi li possiamo far realizzare, noi abbiamo i bagliai, li facciamo ballare in questo senso. Allora ecco, lo sportello, certo, quello è utile, ma non è solo praticamente un problema, è un problema di regole. Noi per esempio con la provincia abbiamo fatto un piano territoriale del territorio, del PTP provinciale, che c'ha 105 tipologie praticamente pedologiche, perché noi possiamo dire che la collina c'è il bosco, ma prima del bosco c'è lo strammito, c'è il cespugliato, c'è il bosco rado e poi c'è il bosco fitto. Allora sullo strammito si può fare qualche cosa, sul bosco rado non si può fare, così pure praticamente sulla spiaggia. Sul PUA, il PUA sarà un'altra fregatura, non faranno nulla, perché se il PUA non ha valenza praticamente di carattere urbanistico, non serve a niente. Se voi lo leggete, addirittura sta scritto sul PUA che per andare a mare bisogna passare per via Santa Reparata, ce l'ha fatto qualcuno a Roma. Se voi pigliate qualsiasi cittadino che dice per andare, certo che via Santa Reparata ce l'ha a mare, è come dire andare, come dire, a Latina per la via Vitri, è la stessa cosa. Questo per dire che chi sta a Roma non si rende conto dei problemi che sono. Io se farò il sindaco di comune è al centro dell'attenzione, deve essere al centro dell'attenzione. La gente deve sapere che il comune è nostro. Non vogliamo fare, come dicevo prima, nulla di grave, perché sicuramente quello che ci abbiamo ce l'abbiamo, perché chi c'è il nostro DNA l'ha fatto qua, non quelli che fanno i proconsoli che pensano di venirci a difendere. Questo non lo accetto da nessuno. Grazie. Altro problema penoso e annoso. Quali sono le sue idee ed azioni per elevare la raccolta differenziata portando la percentuale accettabili e in che tempo? Ma qui c'è il problema sicuramente ambientale di presentare il territorio, quello che è successo quest'estate, diciamo, sicuramente proprio per la perdita, diciamo, dell'amministrazione, quindi sicuramente il comune si è presentato in un certo modo. Credo che c'è un capitolato d'appalto che vada e debba essere praticamente rispettato in tutti quelli che sono i suoi punti. Se questo non sarà fatto, sicuramente insieme agli uffici dovranno essere presi gli opportuni provvedimenti perché in effetti questo venga fatto. Sulla questione della differenziata va sicuramente fatto il porta a porta, e questo si può fare sicuramente in modo immediato per quelli che sono i centri più piccoli, tutte le frazioni, dove sicuramente è molto più facile farlo. Per quelle che sono, diciamo, le altre zone bisogna partire con tempi diversi, ma credo che anche su questo bisogna in effetti insistere, perché credo che poi si potrà vedere con alcuni, soprattutto perché qua il problema è sempre l'umido, e l'umido purtroppo anche a livello di conferimento ha tutta una serie di problemi, perché guardate anche per esempio su questo problema dei rifiuti, noi per esempio come provincia avevamo fatto un discorso di fare un ATO provinciale che chiudesse il ciclo dei rifiuti e che quindi praticamente quando il cittadino e quindi il comune fa l'umido da qualche parte, pensate che in alcuni comuni non sanno dove portarlo, perché poi le situazioni sono queste.
Allora c'è la SEP a Pontine, però per motivi praticamente ubicativi, diciamo, c'è sempre dei problemi. Quando non funziona a Pontine bisogna andarla a Guidonia Montecelio. Portare praticamente un camioncino di umido a Guidonia Montecelio significa che il comune dovrà... Allora ecco, su questa situazione dobbiamo verificare una serie di cose, dobbiamo vedere dove è possibile utilizzare la compostiera, dobbiamo vedere per esempio dove c'è la periferia, che c'è gente che ha spazi di fare un certo tipo di discorso. Io credo che se la popolazione verrà sensibilizzata, io credo che questo si può fare. Poi c'è anche il problema soprattutto di come il territorio si debba presentare. Io credo che anche su questo ci sono degli impegni di capitolato, però credo che ci debba essere anche, come si dice, il manicone per fare certe cose. Se pensate, le traverse di Scaurica dovrebbero essere spazzate alcune, perché non tutte rientrano in questo tipo, diciamo, di tipologia da contrattuale, perché poi noi possiamo fare tutti i contratti che vogliamo, però in effetti poi si tratta, come dire, di avere un budget per pagarlo, e in effetti qua, tra crisi che ci sono, problemi che hanno le famiglie, vi dico che ci stanno qualche pendenza di 400-500 mila euro di famiglie che non hanno pagato l'ICI, ma non perché non la vogliono pagare, perché praticamente invece di 100 hanno pagato 30 euro perché non c'hanno i soldi. Qui la situazione non è così delle più felici, quindi bisogna anche cercare di contenere per quello che è possibile. Però ecco, io dico, per esempio, se basta vedere delle strade dove ci stanno, non so, delle erbacce che poi diventano punto di raccolta di terreno, di cartaccio, di quant'altro, se queste manutenzioni si fanno anche in debito e fatte in un certo modo, io credo che anche il paese si possa presentare al meglio. Basta vedere il lungomare, dove non è che credo che ci voglia la fine del mondo, ma se si fa un styling, diciamo, di non grosso impegno, penso che alcune situazioni si possono fare. Tutto questo dovrebbe essere fatto responsabilizzando le persone, ma anche praticamente responsabilizzando gli operatori, che fanno sicuramente un lavoro difficile, perché molte volte io ho sempre seguito queste cose. Quando facevo il sindaco, negli anni che ho fatto il sindaco, io uscivo la mattina, uscivo di notte per rendermi conto. Tutto va fatto responsabilmente, quindi non va assolutamente né criminalizzato nulla, né criminalizzato per tutto quello che è successo, perché ci sono altre sedi che valuteranno le varie situazioni. E quindi praticamente io credo che sicuramente il paese lo metteremo a posto anche su quell'anno. Torniamo per un attimo al turismo, tenendo conto della carenza di un piano alberghiero, del non completamento ancora dell'iter di approvazione del PUA. Cosa serve a questo comune per il rilancio dell'immagine? Cioè, tenendo conto, allora, io ripeto, come dicevo prima, noi fino ad ora, no, io ho sentito parlare di bandiere e quant'altro. Io quando facevo il sindaco si fece una riunione per le bandiere, la facemmo si fece a Roma, a Villa Borghese. E però per avere le bandiere bisogna avere tutta una serie di infrastrutture. Allora il nostro problema era quello del mare ed era soprattutto l'inquinamento. Noi abbiamo un depuratore che funziona ed è funzione certificato sul bilancio di Acqua Latina, ma non ora, già da 5-6 anni fa, perché molte volte ci tiriamo pure addosso. Poi abbiamo il problema del Garigliano, che piglia materiale che viene dall'altra parte, ora non ci viene più quello dalla Baia Domizia perché va nel depuratore di Cellole, ma da Rio Travata e Rio Trentapalme gli altri portano materiale, quindi chiaramente la parte, diciamo, della foce ha dei grossi problemi. Ma noi non abbiamo, come dire, collettori a mare. Quello però che non abbiamo, noi abbiamo avuto sempre un turismo monotematico, che era quello dell'appartamento, che nel corso degli anni l'ha fatta da padrone proprio per una situazione particolare del nostro territorio di collegamento soprattutto ferroviario, quando in effetti venire da Roma o da Napoli era in effetti il sito il più facile da raggiungere, da Roma e da Napoli, perché c'è Formia, che forse c'è il mare più vicino, però Formia, il mare, diciamo, sfruttabile a livello turistico, ce l'aveva a Bendicio o ce l'aveva a Gianola, quello nostro. E qui non c'è nessuno dalla buona borghesia napoletana e romana che ha, dico, 60 anni, 65 anni, che non è venuto qua. Mi è capitato anche quando facevo il sindaco, insomma, di incontrare signore o, diciamo, signori che erano stati qui a bilanciare. Questa cosa però nel corso degli anni ci ha fatto perdere, come dire, quell'appeal che in effetti ci ha portato poi a non avere anche altre strutture. Quando io sono andato a Roma per la bandiera blu, noi non avevamo nessun posto, diciamo, alberghiero di un certo livello,
e questo fa parte praticamente delle cose. Allora, noi vogliamo raggiungere forme e grida, anche loro hanno la crisi, però è come quello che è partito da zero e un altro c'è il padre che gli ha lasciato, come dire, una buona eredità. Quando sta in crisi, quello che sta a zero fa la fame, quello là, insomma, come si regge. Noi stiamo a questa situazione. Io credo che noi la situazione la possiamo invertire, perché noi abbiamo spazi, modi e cose da poter fare. Io ho sempre pensato che una delle strutture che vadano realizzate è quella del porto turistico sul Garigliano, un porto a secco, che non porta problemi né praticamente di impatto ambientale né di impatto soprattutto sulle parti erosive, perché chiaramente qualsiasi struttura imbonita a mare, un sistema in equilibrio, come dice la Scedalina, nel momento in cui tu lo vai a variare, chiaramente reagisce. Come reagisce? Che se tu imbonisci una parte, mangi dall'altra parte, insomma, non c'è in effetti problema. Questo si può fare. Noi possiamo fare una struttura tipo Porto Rosa, no, Porto Rosa è quello che sta in Slovenia, quello che sta a Furnari vicino a Messina, che è una struttura simile alla nostra, diciamo, di una quaternaria altra. Addirittura loro hanno dovuto fare l'emissario a mare, noi abbiamo il fiume dove si può fare, abbiamo strutture a terra, ma soprattutto abbiamo spazi per poter fare la manutenzione. Noi se facciamo dei capannoni praticamente a Peccennone, questi operatori come Domenico ed altri, che sono delle eccellenze praticamente sul territorio, perché hanno, diciamo, capacità di fare. Se c'è la crisi sicuramente della costruzione, non c'è quella della manutenzione. Noi possiamo fare rimessaggi, possiamo fare, e tenere una barca, come dire, su un territorio significa, come dico io sempre facendo la battuta, come tenerci la mante. E siccome noi siamo praticamente collegati benissimo con un territorio praticamente di un hinterland casertano, Frosinate, Molisana e quant'altro, noi se realizziamo una struttura di questo tipo sicuramente porteremo e aumenteremo anche a livello di presenza, perché noi abbiamo periodi qui, il periodo da Natale, come dire, o delle domeniche, che si può uscire in mare senza in effetti problemi, basta avere però la struttura per poterlo fare. Allora, come dicevo prima, questo va fatto, vanno fatte strutture, ecco, per portare i giovani qua non vengono, perché se viene un giovane qui che ha 18 anni non trova nulla, per se esce l'estate per fare qualche cosa. Dobbiamo creare delle strutture più leggere, tipo per esempio oggi strutture di grande impatto, di grande spesa, non trovano, diciamo, risposte. Ma abbiamo sia per esempio la zona per creare, per dire, una sinapsi tra marina e scavoli, c'è, cioè, la zona Faraone, dove in effetti ampliando la zona, diciamo, come dire, sportiva, ma lì si può fare qualche struttura che possa dare delle risposte. E questo lo possiamo fare facendo il gabbeggio, facendo il resort, facendo praticamente qualche altra struttura che abbia un basso impatto ma che dia anche delle risposte immediate. Poi lì possiamo fare delle zone insieme ai privati. Da oggi il turismo ha tutta una serie, diciamo, di sfaccettature. Può essere il marito fa, come dire, l'aeromodellismo, ma la signora può fare shopping, può apprezzare l'enogastronomia, può andare alla zona archeologica che abbiamo, che va sicuramente incrementata anche per la parte. Io avevo fatto un progetto che poi purtroppo me l'hanno fatto, come dire, finire così. Avevo preso accordi allora con il vice governatore del Connecticut che potessero intervenire, perché noi abbiamo un'area comprata a dietro il castrum, nella zona protostorica della zona teatrale, dove si possono fare degli scavi, e questo lo possiamo fare di concerto dalla sovrintendenza e università americane. Ci sono tutta una serie di situazioni. Ci abbiamo il turismo ambientale con il parco, ma bisogna pure aprirsi praticamente a qualche cosa, perché il parco possono essere fatti dei sentieri a secondo delle difficoltà, come si fa in tutte le zone. Da Monte d'Oro e andiamo verso Gianola, si può fare il percorso di primo livello per l'anziano, quello per secondo livello per quello più giovane, poi arriviamo al Malepasso e ci mandiamo chi in effetti conosce anche praticamente zone scoscese. Ma questo significa far vivere praticamente, lo facciamo vivere i ragazzi, facciamo vivere la gente che ci sta dentro. Questo è quello che bisogna fare. E noi abbiamo un territorio che è spendibile dal fiume, dal mare, dalla collina. Questo è Minturno attuale. Un'area sensibile del territorio e di forte sviluppo è l'area ex Sisi. Come intende porsi su questa questione la sua amministrazione e quale sviluppo darà all'area? Io là, come dire, ho qualche responsabilità, per assumo la responsabilità. Quando facemmo quel discorso allora con l'ICMEF, io ho sempre detto questo, non ho mai usato tanti condizionali, perché io a tutta una serie di promesse non ci credevo. Però con la struttura
secondo me poteva avere uno sviluppo se io avessi fatto il sindaco forse qualche anno prima. Io ci volevo sistemare la scuola allora dalla Guardia di Finanza, che era quello che avrebbe potuto risolvere i problemi di quell'area, perché quello è un po' come il ponte di Brooklyn, il momento in cui finisci, come dire, di tindeggiare da una parte, parti dall'altra, è una struttura molto grande. Dobbiamo vedere anche questo vincolo praticamente che c'è stato, questo vincolo di archeologia industriale che ha creato una serie di problemi, e intanto anche verificare quello che è collegato col castello, perché allora il discorso si era detto che il software era il castello, perché lì bisognava fare la formazione, e in effetti poi bisognava investire sull'area, diciamo, delle Sicilie. Io ora sono tanti anni che in effetti non ho seguito questa situazione, e sicuramente lì bisogna verificare, perché lì si trova il parcheggio per il mercato, quello lo facemmo nell'86 e io ero assessore dei lavori pubblici. Poi ci abbiamo messo quella parte dell'Abder, poi ci ho messo gli anziani, che ora ognuno va là, chi fa fanno tutta una serie di cose, ma gli anziani, ci hanno messo pure quei po' di pigni, abbiamo fatto, volevo sistemare le altre due strutture, perché sennò sarebbe ancora rimasto così completamente. Allora credo, ecco, che lì vada vista una struttura che, come era stata ipotizzata nel passato, credo che non si possa fare. Va verificato effettivamente quello che può veramente restare. Io ho visto situazioni che hanno fatto a Barcellona, dove addirittura c'erano in effetti industrie delle armi, quindi strutture non di capannoni per essiccare, lì ci sono delle colonne che andrebbero tutte quante, come dire, rifatte, la struttura poverissima. Noi molte volte vogliamo, come dire, scimmiottare, c'era una legge regionale, mi sembra del 91-92, che diceva come il lingotto a Torino, come la bicocca a Milano, ergo praticamente le Sicili a Mindurno, ma il lingotto a Torino sopra c'è stata la pista di cose, ci provano le macchine, come dire, allora se sali sopra comincia a vibrare tutto, insomma. Quindi credo che bisogna ritornarci, bisogna verificare, perché credo che in un discorso di sinergia vedremo tra pubblico e privato, perché se questa struttura debba sicuramente avere una definizione, perché non può stare in effetti così. Se, ripeto, io avessi fatto forse il sindaco l'anno prima, credo che allora la finanza era veramente interessata, e se ci fosse stata messa la scuola dalla Guardia di Finanza loro l'avrebbero potuta completare, perché là quella a sistemare loro ci volevano qualche cosa come 50 miliardi. Oggi, se non troviamo, ecco, una situazione che va guardata veramente, insomma, io allora devo dire che quando facevo il sindaco facevamo questa convinzione, mi assumo la responsabilità, ma credevo che nel corso degli anni, soprattutto con un capitolo che era stato messo nel bilancio dello Stato sulla questione di alcune strutture del mare, ma insieme alle Sieci ci stavano anche strutture che hanno una valenza sicuramente come l'arsenale della Spezia, come quella di Venezia, è certo che io, come dire, ritengo che il mio paese sia il più bello del mondo, però insomma devi fare i conti pure con chi sta dall'altra parte. Verificheremo, al momento, ripeto, io non voglio né lanciare cose, non perché io, però dobbiamo verificare in modo oggettivo e vedere veramente quello che c'è. Io sento parlare sempre di finanziamenti che arrivano, se ci sono io sono ben contento, se non ci sono bisogna verificare, ripeto, le cose come stanno e poi ci attiveremo. Senza, come dire, né pregiudizi e preclusioni, ma sicuramente in modo oggettivo. Altra zona sensibile del territorio, la zona di Pantano Arenile, area devastata da discariche, manufatti sottoposti a condono edilizio o abusivi. Quali azioni si potrebbero intraprendere per recuperare quest'area e realizzare nuove infrastrutture? L'area di Pantano Arenile, non so perché la chiamano Pantano Arenile, che incidenti, perché Pantano è una cosa, Pantano finisce alla costiera, che sarebbe praticamente la parte della Dunale. Questa cosa è come qualcuno che ha un po' di prurito sempre da tutta la parte. Intanto bisogna fare, con la 28 dell'80 mi sembra, bisogna fare la perimetrazione delle parti praticamente abusive. Vi posso dire che in quella zona ci sono tanti spazi, e anche quello è il frutto praticamente di una previsione insensata che è stata fatta, perché lì sul piano regolatore
tutta l'area che va da via Monte d'Argento fino a mare era addirittura zona, mi sembra, a servizio pubblico, insomma. Quindi quando c'è una previsione così campatinaria poi non si riesce a trovare soluzioni. Io credo invece che, fermo restando la prima fascia dove sicuramente c'è una necessità di struttura leggera, le altre fasce possono trovare sempre anche con strutture di tipo ricettivo, perché lì è facile formare, per esempio, io ho sempre pensato per esempio che la fascia sinistra di via Monte d'Argento possa essere, dico, forestata con il pino spinea, con il pino a ombrello, perché lì non c'è problema né di salsedine né d'altro, e poi sotto, diciamo, questa pineta creare il campeggio, creare praticamente la struttura che possa dare anche delle risposte, perché credo che, come dicevo prima, se quell'area non viene, come dire, portata a un senso, diciamo, di quello che in effetti è poi uno sviluppo che in questo momento si può fare, se poi la vogliamo considerare come veniva considerato in passato, no? Come dicevano, perché quella prima la chiamavano gatti di rimorte, e quando volevi, vuol dire, qualcuno allora voleva prendere in giro qualcuno che vandava qualche lira, non la teneva, diceva c'hai da Rendo a Montefiume, cioè c'avevi da Monte d'Argento a Fiume, per dire che non valeva, perché la sabbia fino al 35, fino a che non venne scoperta la bomba nord, non valeva niente. Non possiamo stare, forse quelli che hanno fatto il pianoforte allora, non so come lo suonavano, e non si rendevano conto di quello che facevano, se pensate che la zona alberghiera, questo pianoforte la prevedeva a Peccennone, che è la zona che sta praticamente sotto il canale circondariale e sotto la costiera, praticamente di fronte dove sta l'ex Moulin Rouge a nord, quella era la zona, cioè una zona che basta che il fiume non tira e l'acqua praticamente arriva un metro e mezzo. Quindi questo per dire che chi in effetti, ecco, tornando al discorso di prima, se le strutture vanno fatte dove c'è chi la vuole investire e soprattutto chi ci va. Non è possibile che chi pensa a Roma, che se ne va praticamente alle Maldive e c'ha l'acqua sotto il sedere, poi pensa che le strutture vadano fatte a 3 km e poi ci mandavano col capir roulant, perché loro avevano fatto addirittura loro la monorotaia, perché voi non lo sapete che siete giovani, sapete che c'era la monorotaia che da Pandano doveva andare a Minturno? Vedetela sul piano regolatore. Noi ci abbiamo, ecco, questi volumi disponibili, perché c'erano 100.000 metri di volume per struttura alberghiere che mai nessuno ha fatto a Pandano, perché mica era scemo la gente che si andava a mettere praticamente là, ci stanno le cose, ci stanno, come dire, le guacquarole, ci stanno le ranocchie, come si dice la Minturno, le ranocchie, questo ci sta praticamente, e la gente vuole andare nelle zone dove ritiene di stare, non dove noi pensiamo di mandarle, perché il mercato è questo. Allora se noi ci confrontiamo tra offerta e domanda e vediamo praticamente la gente quello che vuole, non per assecondare i matti, ma per assecondare chi vuole. Io voglio sfidare che qualcuno di questi che ha deciso di fare questa cosa e che poi quando sceglie di andare praticamente per, in un momento in cui, come dire, di offerta globalizzata, addirittura leggevo l'altro giorno che dopo la Concordia la gente aumenta per andare in crociera perché sono diminuiti i prezzi, quindi pensate se noi non ci attrezziamo e teniamo sempre gente che pensa per gli altri, e come si fa praticamente a far crescere il turismo? Questo è quello che dobbiamo fare, dobbiamo incrociarci con gli operatori seri. Io vi posso dire questo, che se io farò il sindaco, come sempre fatto, chi viene a Minturno e vuole investire, io gli faccio fare la variante praticamente individuale. Perché chi viene a Minturno e porta i soldi non lo dobbiamo fare scappare, perché già praticamente troppi se ne sono andati. Abbiamo un territorio che va incentivato, un territorio che va fatto, poi discuteremo insieme, maggioranza, opposizione, organizzazione, quello che vogliono, ma la gente che viene qua, se porta capitali puliti, deve essere aiutata e non praticamente mandata, perché questo qua non è più possibile, perché noi stiamo perdendo treni ogni giorno. E questo non fa bene alla nostra economia, non fa bene al nostro futuro, cioè non fa bene ai giovani, non fa bene a nessuno. Qui in effetti si è creato un, invece che un circolo virtuoso, un circolo vizioso. Questo non è possibile. Io avevo fatto l'accordo di programma per far realizzare la piscina all'albergo. Con la piscina ci stanno 20 persone a lavorare. Credo che sia un fuori dell'occhiello per il comune, l'albergo non si è realizzato perché il proprietario, dopo praticamente tante, come dire, peripezie, si è stancato e ha detto non voglio fare più nulla. Era un albergo per 60 posti dove si facevano praticamente dei criterium per tutte le associazioni di categoria, vigili,
vigili del fuoco, vigili urbani, magistrati, che facevano i corsi di tennis. Avremmo potuto tenere lui in effetti presenze per 6 mesi e durante il periodo estivo tenere anche altre strutture che potevano essere di appoggio a quella che era la nostra offerta turistica di tipo alberghiero. Questo non si è fatto e questo qua non è possibile. Io, questo qua, come ci ho lavorato allora, ci lavorerò pure dopo, ma sicuramente le risposte agli operatori vanno. Passiamo alla prossima domanda, parliamo di famiglia. Vista la pressione fiscale esercitata sulle famiglie disagiate, e a suo punto è non, ed in considerazione della reintroduzione dell'IMU anche sulla prima casa, quali azioni si potrebbero intraprendere per alleviare il disagio di alcuni nuclei familiari? Guarda, io su questo, sull'IMU, qua sulla cosa, io intanto sono arrabbiato sempre sulla cosa, no? Sulla criminalizzazione di chi si fa la casa. Diceva il mio vecchio compagno quando io ero socialista che avere una casa è qualcosa che attraversa trasversalmente la società, cioè la casa la vogliono tutti. Bertinotti se compra le case come se le compra praticamente Berlusconi, la stessa cosa. Però quando qualcuno si fa la casa abbiamo quasi praticamente creato un clima per cui chi si fa una casa è diventato un potenziale indiziato reato, è diventato quasi un bambino, va a dire, facevo la scuola elementare e noi ci dicevano farsi la casa e risparmio, ci facevano portare lo ozzerello, come si chiamava una volta, il caroseglio, il salvadanaio, e la casa, quando si faceva la casa, io ricordo, vedevo le bandiere, che era qualche cosa di aver raggiunto qualche cosa. Nel corso degli anni abbiamo criminalizzato questa esigenza primaria del cittadino che tutti quanti vogliono. Ora si sono pure resi conto che le nostre case mantengono il PIL nazionale, perché mentre la bolla che è scoppiata del subprime americano, perché le case non se le pagavano, gli italiani fanno i debiti ma la casa se la fanno. Detto questo, non c'è governo di centro, di destra, di fianco, di dove sia o di sinistra, che quando deve fare i soldi li mette praticamente la tassa sulla casa. Poi sono arrivati i tecnici e questi sono più bravi degli altri, perché quando una classe politica non ci capisce niente si affida ai tecnici che sono bravi, che hanno fatto carriere con i politici, e poi dicono che i politici sono imbecilli. E certo, è che sta, come dire, quello che succede sempre, come suol dire. E c'aveva ragione allora De Mita, dice, primato dalla politica, ma non si era reso conto che stavo come inter... E allora, che dicevo, questo dell'IMU sta diventando qualcosa di grave, anche perché pare che stia, come dicevo qualche giorno fa, deprimendo il mercato, perché addirittura si parla di 20, 30, addirittura 50% di quelli che sono. Significa mandare sull'astrico alcune famiglie, mettere in modo veramente una recessione, diciamo, paurosa. Io mi auguro che questo non succeda. Le finanze comunali negli ultimi anni praticamente sono morte. Allora io ricordo il consuntivo del 2009, noi incassammo ben 65.000 euro di bucalossi. Mi pare che Ventotene ne incassa 70.000, quindi insomma noi stiamo a livello praticamente di morte sociale, come suol dire, no? Perché qua tutti vogliamo fare, ma con l'outsourcing, come suol dire, dicevo già dell'ICI che ci stanno sofferenze per pagare l'ICI, pensate che per pagare praticamente là come siamo. Allora io credo che lì vada applicato il quoziente familiare per chi in effetti è in difficoltà, ma dobbiamo, ecco, mettere in moto anche dei meccanismi che si possa fare. Io pensavo per esempio a tutte le sanatorie che stanno appese, che possono sicuramente e debbono avere delle risposte in tempi certi, perché lì si può mettere in moto per esempio la questione del piano casa e quindi muovere qualche cosa perché il comune possa in effetti poi sopperire a una serie, diciamo, di situazioni. Per cui credo che sicuramente si terrà, si deve tener conto, perché io quello che ho sempre detto è che chi ha deve, come dire, dare, chi è meno fortunato, la collettività debba praticamente farsene carico. Io dicevo anche l'altra volta, in qualche altra occasione, che se c'è un bambino che va a scuola e che se ha delle difficoltà la famiglia, il bambino deve essere assistito, deve mangiare, nessuno si deve permettere, nemmeno per scherzo, di far pesare su quel bambino le difficoltà della famiglia, perché poi gli stessi ragazzini sono cattivi e lo mettono in grandissima difficoltà, così pure va con i vecchi. E io non sono d'accordo su una cosa, che la gente pensa di socializzare, come dire, gli utili, cioè socializzare le perdite e privatizzare gli utili, no. Io credo che chi c'ha deve partecipare, se c'è sta chi ha più difficoltà, chiaramente noi lo dobbiamo dare, la collettività se ne deve fare carico. Io questo nel piccolo ho cercato di farlo, forse qualcuno anche girando in questa tornata elettorale si ricorda di queste cose, perché credo che non sia possibile in un nostro comune dove
ci sono famiglie, oppure si possa pensare di fare, ecco, la politica distributiva. Io ho visto negli ultimi tempi state date contributi di 100 euro a persona, insomma. Significa, come dire, ritenere la gente, cioè, che per chi sta male molte volte possa essere, non è quello. Quindi invece noi dobbiamo creare le condizioni che, superato il momento di emergenza, superato il momento di grande difficoltà, venire incontro a chi effettivamente perde il lavoro, ma dobbiamo creare soprattutto le condizioni perché questo padre si deve reinserire in effetti in un'attività produttiva. Ecco per cui dico, io mi arrabbio quando poi non funziona una struttura tipo come quella di Aprea, dove potevano lavorare 30 persone, dico, forse di essere 30 persone, 20 padri di famiglia che stavano là ci potevano lavorare e avremmo risolto, come dire, il dramma di 20 padri di famiglia. Noi possiamo perdere tempo questo. C'è stata RSA, perché non siamo ancora riusciti a farla partire? Io avevo finito, io quando finivo avevo fatto, facevo il sindaco, lei pure, ci può stare qualcuno che può trovare, come dire, delle risposte. Così pure nel campo turistico, se ci fosse stato probabilmente l'albergo, dico, alla Corola, vicino a dove sta la piscina, forse, non so, 10 signore potevano stare, come dire, a fare i servizi insieme a giovani, insieme a ragazzi. Mi dicono, per esempio, che alla piscina ci stanno una quindicina di persone, 20 persone, tra assistenti, chi allena, chi fa, poi non saranno certo, come dire, stipendi da 10.000 euro, ma pure se sono 1.000 euro nel posto, eppure sono disposti, insomma, sicuramente dobbiamo fare di più, ecco, quindi sicuramente noi dobbiamo venire incontro, ma credo che la cosa da farsi, perché qua parliamo sempre, come dire, quasi di rincorrere la povertà, no, noi andiamo a rincorrere della gente che sta bene. Io credo che in effetti un comune, non voglio arrivare all'emendamento americano della felicità, perché noi qua quasi, come dire, dobbiamo sempre spiare, ma credo che però dobbiamo creare le condizioni perché il nostro cittadino stia bene e sia tranquillo, e credo che l'amministrazione questo debba fare. Io lo dicevo una volta quando facemmo il cimitero, mi trovai in una discussione, c'era chi diceva che in effetti a che cosa servivano i rovoli, a che cosa serviva questo, si poteva fare l'inceneritore. Io credo che dissi solo questo, che noi abbiamo 4.207 ettari di terreno, dico, ci possiamo permettere il lusso di mettere 7 ettari di terreno sotto i morti, ma credo che non stiamo parlando, come dire, di noccioline o di sacchi di patate, stiamo parlando di sentimenti, e alla gente gli rompiamo le scatole in vita, non gli rompiamo quando sono morti. Tant'è vero che noi abbiamo dato risposte, e tra l'altro quel cimitero è fatto con i soldi dei cittadini, dove il comune non ci ha messo una lira, ma credo, ecco, che va seguito, va sentito quello che la gente vuole. La crisi attuale della politica è questa, abbiamo sempre gente che studia per noi. Io questo qua no, io sono un contadino, rimango contadino, sono uno che sta in campagna, gli piace l'aria libera e quando si vede soffocato si incazza. Questo credo di farlo anche se faccio il sindaco, come ho fatto. Io ho grande rispetto delle istituzioni superiori, ma le istituzioni superiori non possono pensare di avere delle colonie come fa la Regione Lazio nei nostri confronti. Io questo non lo consento a nessuno, se così. Parliamo di sicurezza, tenendo conto anche della imminente attivazione dell'impianto di videosorveglianza, è favorevole al prolungamento degli orari di servizio dei vigili urbani, almeno nel periodo estivo, per aumentare il controllo del territorio, incrementandone il numero delle unità e la loro preparazione professionale? Sì, sicuramente noi abbiamo un territorio vasto, un territorio che non è facile da controllare, però credo che in effetti questo debba essere fatto. Possiamo, come io allora anche in passato, devo dire che c'è sempre una grande sinergia con le forze dell'ordine, che pure loro scontano grandissime, diciamo, difficoltà, e dobbiamo sicuramente anche con quello della videosorveglianza alcune aree sensibili, ora per esempio capitano che poi la gente non sa che fare, come quello che è successo giù a Vicilio, che ci sono stati degli imbecilli che si divertono addirittura a sparare, pare con dei fucili a piombini, delle paperelle che stanno là, l'altro giorno addirittura pure i piccioni. E quindi, ecco, purtroppo il territorio molte volte è così vittima, diciamo, di vandali, e quindi la presenza, soprattutto io per esempio ho sempre pensato che sul lungomare nel periodo estivo debba esserci, come dire, una pattuglia, come si faceva quando si faceva il militare, che possa essere presente, insomma,
e che possa essere da deterrente, insomma, perché molte volte si fanno oggi dei gruppi così di bulli che in effetti pensano di creare dei problemi. Io ricordo c'era un periodo quando c'erano i ragazzi che facevano pulizia sulle spiagge libere, c'erano dei bulli che si mettevano sopra il marciapiede del lungomare e tiravano addirittura dalle bottiglie a questi ragazzi che stavano in effetti. E però ecco, credo che una attenta sorveglianza anche con quelli che sono alcune zone dove possono essere sicuramente diciamo così presidiate, e anche telematicamente facendo gli opportuni collegamenti, questo credo che possa, diciamo, sicuramente venire incontro alla sicurezza, perché per esempio anche quello dell'illuminazione, perché già l'illuminazione è un deterrente grosso, perché qualche malintenzionato in effetti si possa sentire più controllato, perché in genere questi malintenzionati sono per esempio gli vigliacchi, e quando si vedono, come dire, così visti in faccia, non invece, come dire, il buio gli dà, come dire, quasi una carica così per fare cose che non dovrebbero fare. Credo che questo in effetti noi dobbiamo fare, quindi sicuramente ci muoveremo in sinergia con i vigili urbani, però ecco, anche lì è sempre un problema di finanze, è un problema di possibilità che l'amministrazione possa fare. Credo che tutto quello che è possibile fare sicuramente per tenere in sicurezza i nostri e quelli che ci ospitano, perché in effetti nel periodo estivo, malgrado la crisi, comunque chiaramente da una città, diciamo ormai stiamo quasi sotto a 20.000 abitanti, arriveremo in alcuni momenti anche a cifre molto molto più consistenti, e quindi chiaramente gli organici di un comune piccolo come il nostro sicuramente scontano delle grandissime difficoltà. Però credo che c'è un impegno di tutti, e se in effetti il personale viene soprattutto motivato, credo che questo possa essere fatto. Siamo arrivati all'ultima domanda, poi gliene farò una io personale. La domanda è: perché il cittadino dovrebbe votare lei e non un altro candidato a sindaco? La mia personale è quella: al 21 maggio Paolo Graziano vince le elezioni, qual è il primo provvedimento che si sente di... il provvedimento a cui tiene di più? Ma intanto io a fine, diciamo, di questa trasmissione volevo anche, come dire, così, diciamo, dire qualche parola su una, così, un equivoco che c'era stato l'altra volta, su diciamo alcune interpretazioni che io avevo avuto, che questa sera, diciamo, abbiamo chiarito. Il settore, come dire, che vi interessa, è un settore su cui io credo che, come ho detto, non voglio fare l'eroe, insomma, qualche ferita la porto, e quindi chiaramente avevo visto, forse non chiarendo alcune questioni, situazioni che probabilmente, anzi sicuramente, non esistono. Perché debbono votare a me in effetti la gente? Io mi sono messo in discussione nuovamente a 64 anni. Ho fatto il sindaco 10 anni, credo nel mio piccolo di aver dato un contributo insieme a tanti amici, quindi io non disconosco nulla. Appena finito credo che si sia rotto un meccanismo, probabilmente, forse per colpa mia, non so, io non credo di averci messo assolutamente nessuna volontà, ma è successo qualche cosa che veramente mi ha ferito anche sul lato umano. Da questa cosa sono scaturite tutta una serie di situazioni che mi hanno portato a non candidarmi praticamente nel 2010 e a prendere questa decisione attuale di andare anche da solo. Devo dire che all'inizio pensavo di poter essere considerato un valore aggiunto per un po' di esperienza, ecco, io questo voglio fare. Conosco, credo, il territorio, e questo me lo consentirete come nessuno, forse vuole dare ciò, credo che sia solo, ma anche per la passione e per l'affetto che ho per questa terra dove io sono nato, per nato mio figlio, sono nato i miei genitori, e quindi voglio bene a questa città, come tanti, per carità. Io credo di volerlo, anche mettendo a disposizione la mia esperienza e mettendo a disposizione quello che ho imparato nel corso degli anni, le esperienze che ho fatto in una serie, diciamo,
di settori, dal turismo, dalla pubblica amministrazione. Io credo di aver fatto tanta gavetta. Io sono figlio di contadini, quel poco che ho fatto nel bene e nel male me lo sono guadagnato. Ho fatto esperienze, io ho fatto il sindaco, pensate, sono entrato nel 73, ho fatto il sindaco nel 95, insomma, sono entrato a 25 anni, il sindaco l'ho fatto quando arrivo, sono quasi 50, insomma, quindi ho fatto tanta carica, ho avuto tanti maestri che sono stati in consiglio comunale, che mi hanno insegnato del mio partito e del non, da Antonio Colacicco, da Severino De Balzo, che ricordo con affetto, da Menenio Codella, stavo 10 anni all'opposizione, ho fatto il presidente dell'azienda di soggiorno, essendo parlato del Parco Recinto, il Parco Recinto abbiamo fatto con l'azienda di soggiorno insieme ai privati, nell'82, forse tanto una cosa, le piante di Pino e di Damerici ce l'abbiamo messe noi insieme ai privati che stavano là, la famiglia Argena, il Bisecco che c'era nel Cino, perché allora quello era un centro dove. Quindi ecco, credo che nel piccolo a questo paese credo di aver avuto e di aver dato. E credo che se la mia gente mi vorrà riconfermare, a me qualsiasi cosa che dopo le dai avuto, per me è sempre un regalo, per cui io l'unica cosa che chiedo è la salute per me e per i miei cari, l'altro grazie a Dio non mi serve niente. Se questo la mia gente me la fa fare, io come ho fatto con lo stesso impegno che ho messo quando ho fatto nei 10 anni, farò anche ora. Se non me lo faranno fare, mi inchinerò al risultato elettorale, farò il nonno, farò il contadino come mi piace fare, non ho assolutamente nessun problema. Ho anche fatto una sfida. Poteva essere molto più comodo negli ultimi tempi, quando forse tanti amici si erano resi conto che potevo essere utile, come dire, per fare un discorso, e non l'ho voluto fare, ho voluto puntare su giovani e meno giovani, perché credo che io fra 5 anni, se fare il sindaco, ho quasi 70 anni, quindi non è che c'ho nessun'altra cosa. Ho un'ambizione, se insieme a me riesco a portare dei giovani, perché come si dice a Menduro, nessuno nasce imbarato, e soprattutto nella pubblica amministrazione, perché credo che bisogna conoscere il territorio, bisogna conoscere quello che vuole la gente, bisogna entrare in empatia con la gente, come dicevo prima, cercando di capire i problemi, i bisogni di ognuno. Bisogna avere anche, come dire, conoscenze, perché la Bassanini di fatto, noi copiamo sempre male quello che fanno gli altri, no? Perché noi volevamo scimmiottare i francesi, no? Che hanno una storia della pubblica amministrazione che parte con l'École nazionale della pubblica amministrazione fatta da Napoleone nel 1804, quindi figurati di che parliamo, e con una organizzazione praticamente anche a livello, diciamo, istituzionale diversa. In Italia uno fa una cosa, non finisce mai di fare gli esami, in Francia quello che non fa l'amministrazione comunale la fa l'amministrazione provinciale, la fa l'amministrazione regionale, quindi si crea anche una concorrenza tra amministrazioni, per cui la città ci guadagna sempre. Non ci si appiattisce, invece qua abbiamo sempre qualcuno che con la penna rossa dice tu stai sbagliando, c'aveva ragione qua. Ecco, questo è praticamente io quello che voglio fare, niente di particolare, non faccio nessuna promessa, sono questo, lo sono sempre stato, sono Paolo per i minturnesi, sarò sindaco all'esterno, perché all'esterno il comune conta, più di quanto parecchi che non sono mai usciti non sanno, perché vi posso dire che all'esterno Minturno è considerato un comune importante, perché lo è, e noi siamo abituati a piangerci addosso, ma siccome qua forse da sola regione non so quanta gente l'ha visitata, io ci andavo molto spesso e credo che qualche cosa qui anche, ma credo che quello che è l'impegno e la mia volontà è quello che il comune debba essere praticamente rispettato, perché noi siamo al centro, diciamo. E noi siamo quelli che dobbiamo rispondere ai problemi della gente, quindi come dicevo, questo è quello che voglio fare. E lo voglio fare insieme praticamente a questi giovani qua che stanno a fianco, loro ne rappresentano qualcuno, che li vedo motivatissimi, che li vedo impegnati e che credo che avranno anche sicuramente dei bei risultati. In questa ultima scorcia di campagna di giro trovo una bella disponibilità. Devo dire già questo non basta, perché forse in genere
pare che la gente la vedo e che mi ricorda con affetto. Non so che cosa sarà. Come dicevo prima, ringrazierò sempre praticamente quello. Se farò il sindaco, farò il sindaco. Se non farò il sindaco, il giorno dopo mi dimetterò, perché non ho interesse di fare il consiglio comunale, l'ho fatto per 37 anni. Quindi lascerò il posto mio a qualche ragazzo che possa fare praticamente, o qualche altro che possa fare questo lavoro, perché so che significa fare l'opposizione, so che significa, ma se uno fa l'opposizione per 5 anni pensa di fare col sindaco per 5 anni, io questo non lo penso assolutamente. Che cosa farò nei primi cose? Metterò in moto la macchina amministrativa. Non si può camminare se praticamente, come dire, chi è la testa pensa e guarda dietro, deve guardare avanti. E questo qua farò sicuramente, state tranquilli. Grazie. Con quello che dice l'altra volta è fatto un programma lungo, perciò allora, a nome mio, di direttiva di tutto il gruppo, la ringrazio e la conosco. Grazie a voi e vi chiedo scusa, ma che cosa è successo? Non c'è nessuno. Attenzione. Oh.